Cari viaggiatori delle Terre del Salento, oggi siamo a Parabita e vi racconteremo la storia di una guerra particolare, la guerra delle ricotte. Io sono alla ricerca di una persona di Parabita che mi possa raccontare la storia delle la guerra delle ricotte. Non sono io, purtroppo, non la conosco proprio. Ma ne ha sentito parlare? No. Cioè, nel senso, non so che c'è questa leggenda, diciamo, metropolitana, però non gliela so raccontare. Questa, ecco. Non c'è. Sì, forse che si tiravano le ricotte, che si difendevano tramite le ricotte, però non mi ricordo, sinceramente. Vabbè, però già chi ne ha sentito parlare. Sì, sì, ci chiamano così apposta. Le ricotte nell'aria? No. Sì, ne ha mai sentito parlare di questa leggenda? Una volta, sì. Da ricotta o delle ricottero? No, delle ricotte, non delle ricotte. Le ricotte perché era nella festa della Madonna della Cultura, la maggior parte della gente mangiava pasta con la ricotta. E allora ci chiamano venti bianche, ci chiamano proprio per quella tradizione che avevamo. Quindi di più non so. Hai visto la signora? Hai visto la signora? Qua che bene, auguri e buone feste. Ma ne c'è la telecamera qua? E certo. A dove? Terre del Salento, Telerama. Bravo. Trovo materiale, c'è materiale qui. Qua si tratta di intro e Juventus, non te? No. Allora, io voglio sapere da voi se conoscete la storia della guerra delle ricotte. Delle ricotte, io se la ricordo. Fernando, la ricordi? Non lo so, proprio, per niente. C'è già sta ricotta. La guerra delle ricotte. È una tradizione che si dice che ventri bianche, pance bianche, perché mangiavano la ricotta. Alla festa della Madonna si mangiava la ricotta, ecco perché è uscita questa. Ma la storia di. Il significato ventre bianco significa essere ciuccio, perché i ciucci sono le ventre bianche, le chiamano ventre bianco, no? Sì, ma no, io sto cercando anche una storia, quando il paese venne assediato dai saraceni che lanciarono le ricotte. Quella! Dai saraceni che hai visto, si chiusero tutti in tuo castello, irreparabile, si chiusero. E mo da dentro la fame camminava e tutte le femmine poi non hanno fatto latte che... E hanno fatto ricotte, hanno fatto queste piccole ricotte e adesso il castello vuole minare, quindi spattate per quando qui dimorano di fame, e invece quindi hanno minato queste piccole cose qua, forme di caso e l'hanno minate. Quanti saraceni hanno visto questo caso? Mamma mia, noi moriamo di fame, ha detto, ma questi pare che stanno buoni, ecco perché possiamo decidere, no? Ecco, visto che è uscita. La verità è uscita, visto? E gli ha detto punto. Allora, no, ti ha detto punto. Sì, benissimo. È l'originale, credibile. Ma adesso la raccontiamo noi, la storia delle ricotte, o una leggenda, quello che si narra e si racconta e si tramanda nel paese di Parabita. L'epoca è quella degli attacchi saraceni. I turchi arrivavano dal mare, saccheggiavano i paesi e arrivarono anche a Parabita. Però i contadini che vivevano nel paese si erano ben organizzati, pensate, avevano fatto provviste di olio, grano, tutto quello che si poteva mettere da parte, accantonare per i periodi di assedio all'interno di questo imponente castello. Un castello che ha anche una conduttura e un sistema di raccolta di acqua molto importante, quindi avevano anche l'acqua e potevano trascorrere veramente lunghi periodi al riparo dai saraceni. Saraceni che quando arrivarono, pensate, non trovarono nulla da saccheggiare e pensarono bene di assediare il castello e prendere per sfinimento gli abitanti di Parabita. Ma in quell'anno, pensate, si racconta che
tante le donne di Parabita avevano partorito e c'erano anche tante, c'era tanto bestiame, quindi il latte abbondava. Passarono alcuni mesi e però i saraceni non andavano via, erano ancora qui ad assediare il castello e tutta la popolazione all'interno delle mura. Un ingegnoso contadino pensò bene, ascoltate, di produrre della ricotta, perché il latte era in abbondanza tra le madri che avevano partorito e il bestiame, le capre, le mucche. Quindi iniziarono a produrre ricotta e dalle torri incominciarono a catapultare fuori sui turchi tanta ricotta. I turchi, guardando insomma questo prezioso formaggio morbido, delicato sulle proprie vesti, pensarono: questi abitanti hanno talmente tanto cibo che lo possono sprecare, quindi inutile continuare l'assedio visto che il cibo incominciava a scarseggiare tra i saraceni, e tempo 10 giorni smontarono le tende e andarono via. E così, con la guerra delle ricotte, i contadini liberarono Parabita.